Gesù ha pregato per coloro che credono in Lui e non si sono associati al rifiuto del mondo. Ora preghiamo con Lui Dio nostro Padre dicendo: Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per la Chiesa, perché unendo la sua preghiera a quella che Gesù innalza al Padre, si conformi sempre più alla volontà di Dio, cercando in ogni cosa la sua gloria. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti i missionari del Vangelo, perché come l'Apostolo Paolo servano il Signore con coraggio e fedeltà, anche in mezzo a prove e tribolazioni. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per coloro che rifiutano il messaggio della grazia di Dio, perché abbiano a convertirsi e non si espongano al rischio della perdizione. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per Gerusalemme e per quanti vi abitano, perché torni ad essere città di pace in cui ogni popolo possa vivere nella serenità e nel rispetto degli altri. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per ciascuno di noi, perché accogliendo le parole di vita del Signore Gesù possa conoscere l'unico vero Dio. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo anche per il nostro confratello Felice, che oggi festeggia il suo onomastico. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che hai voluto glorificare il Figlio Tuo nell'ora suprema della Sua passione, rendici degni di glorificarti in vita e in morte. Nel nome di Cristo nostro Signore. Il canto: O Signore, raccogli i Tuoi figli, pagina 123. Offriamo al tuo altare, Signore, i doni che ci hai elargito. Fa che, a imitazione di San Felice, ti serviamo sempre con serena gioia e purezza di cuore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo l'ammirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi,
con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continua a radunare intorno a te un popolo che da oriente all'occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare in questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versetto per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, oh Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, con Serafico Padre, San Francesco, Santa Chiara, con San Felice e con tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco,
nostro Vescovo Domenico, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ubbidiente alla parola del Salvatore, formato al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria e i secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che viverai nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Fratello Sole e Sorella Luna, pagina 65.
il corpo di Cristo. Amen.